Tre porcellini. C'era una volta, a Fronzolandia, un lupo che aveva perso il lavoro. Il lupo era stato una grande stella del cinema, ma nessuno voleva più vedere film su Capuccetto Rosso e la nonna. Se fosse stato capace di trasformarsi in un mostro spaziale, le cose sarebbero state diverse. Ma sfortunatamente era soltanto un lupo e non poteva farci niente. Fratelli Porcile, dica pure, signore. Cosa? Cosa? Oh, fratelli, fratelli, c'è un problema. Occupazione abusiva in uno dei nostri appartamenti a Marino del Rey. Cosa? Ehi, chiama la polizia. Gli avvocati. Chiama la polizia. Presto. Chiama la polizia. Gli avvocati. Ehi, basta, fratelli. Avvocati. Non possiamo sbatterlo fuori fino a primavera, è la legge. La legge? E indietro, indietro. Niente case, niente occupazioni abusive. Silenzio in aula, silenzio in aula, silenzio! Silenzio! Bene, allora, visto che la casa dei fratelli Porcile è stata edificata con materiali difettosi, non c'è altra linea di condotta che ordinare di ricostruirla. Che cosa ha detto? Non ho capito. Che cosa ha detto? Cosa? Ha detto che dovete ricostruirla con materiali più robusti. Che non mi quadra in questa storia, ragazzi. Io sono il lupo, no? E voi siete i tre porcellini, è giusto? Giusto, signor lupo, ha capito bene. Noi siamo i tre porcellini. Bene. E allora? Un lupo è un lupo. Umiliatelo, ridicolizzatelo, portategli via il lavoro. Un giorno scoprirà la sua vera natura. E quando questo accadrà, se per qualche caso vi trovaste in una proprietà immobiliare, voi desiderereste aver costruito qualcosa di più solido che case di cartone o cartapesta.